Beh, sono intanto molto contento a proposito di innovazioni dell'università e coinvolgimento dell'università, perché tra l'altro noi professori di scuole superiori ci sentiamo spesso scollati dall'accademismo universitario, quando invece mai come oggi ci deve essere una sorta di ponte, no? Di comunicazione, di collegamento tra le scuole superiori e le università, tra le scuole superiori e il mondo del lavoro. Quindi questa è una novità che mi è particolarmente piaciuta. Allora, i docenti fanno benissimo a sentire una sorta di frustrazione nei confronti della tecnologia, in particolare dell'intelligenza artificiale, perché abbiamo fatto male i conti nel momento in cui sono state introdotte le tecnologie a scuola, sono state introdotte così, tanto per introdurle. E lo stato dell'arte è questo, che adesso i professori sono confusi, frustrati, devono continuamente aggiornarsi, devono continuamente sentirsi dire che si è innovativi se si usano le tecnologie, che vanno benissimo, sono bellissime, ma non devono essere appannaggio del fare bene, perché chi insegna bene è il prof, cioè il professore che insegna bene, non è la tecnologia. Vorrei ricordarlo, è importante, che io sono nato in YouTube utilizzando una lavagna con i pennarelli, e quando faccio lezione continuo ad utilizzare una lavagna con i pennarelli. Quando mi si dice che lei è il professore digitale innovativo, no, io sono stato innovativo nel mio modo di fare, ma non per un discorso del digitale. Ho sfruttato il digitale come mezzo, no? Per arrivare ai ragazzi, per arrivare agli altri colleghi. Quindi questo senso di frustrazione è correttissimo, hanno ragione. Oggi insegnare è molto complicato, molto più complicato che 10 anni fa, quindi ora dovrebbero il ministero e i dirigenti dare semplicemente spazio ai docenti, senza creare ansie, ma dire lavorate serenamente, lavorate come meglio volete con questi ragazzi, anzi cercate di attrarli nei confronti della scuola. Rispetto ai progetti personali, visto che sei diventato un prof di successo, un influencer che comunque ha cambiato anche la modalità di fare scuola a distanza, ci sono dei progetti futuri che ci attendono? Beh, allora intanto ce ne sono due molto importanti. Uno che mi riguarda in prima persona, che è questo tour teatrale chiamato La Lezione Show, che sto portando in giro in tutta Italia, che è una cosa bellissima, perché io lo dico con emozione, cioè il pubblico è formato da persone dagli 8 agli 80, uno. Due, ci sono tanti insegnanti, e questa è una cosa che mi rimane bellissima. Tre, io chiamo sul palco durante lo spettacolo alcune persone, e chi viene sul palco? I professori. È bellissima, tutto a dimostrare il bene che mi vogliono, tutte queste chiacchiere qua. Sì, c'è qualche detrattore, ma i detrattori ci sono sempre, figurati. Ci sono i detrattori pure quando apri un negozio di salame, non è che voglio dire, no? Quindi bellissima questa lezione show, molto bella, perché dentro ci sono due componenti, quella didattica e quella creativa. La didattica che viene fuori da me, insegnante, e quella creativa che viene da artista. Perché io sono un violinista, un direttore di coro, dirigo un gruppo gospel da 30 anni, quindi è chiaro che sognavo di realizzare una cosa a taglio teatrale. E con Paolo Ruffini ce l'ho fatta, perché Paolo Ruffini produce lo spettacolo. L'altra novità importante riguarda invece i bambini, in particolare il progetto Kids. Cioè io ho da quasi un anno 4 ragazzi, sono 2 futuri fisici e 2 future fisiche, hanno 20 anni questi ragazzi, fanno contenuti solo per bambini, quindi per una fisica rivolta alle scuole elementari, insomma, e alle maestre, ai maestri, quindi alle famiglie, in modo da recuperare quella parte di manualità che i bambini non hanno, non hanno proprio per niente, cioè come costruire un termometro, come costruire un barometro, no, eccetera eccetera, utilizzando plastine e queste cose qua, che sono cose che noi facevamo al tempo e che sono cose che dobbiamo recuperare, perché il digitale sì, ma fino a un certo punto, specialmente per i bambini, avranno tanto tempo per buttarsi sugli schermi, quindi all'inizio facciamo recuperare l'attività manuale. Quindi questi ragazzi che stanno facendo questi contenuti sulla fisica che ci piace, Kids, stanno iniziando a fare anche degli eventi live, ci vanno in giro nelle scuole, specialmente le scuole primarie e medie, quindi elementari e medie, specialmente per loro, per coinvolgere anche e soprattutto i prof e i maestri. La cosa che mi interessa di più dire è
divertitevi in questo mestiere, non perdete mai di vista il fatto che nonostante le difficoltà, perché è difficile, cioè è un mestiere complicato quello dell'insegnante, in classe non è sempre facile tenere il ritmo di ragazzi che si distraggono ogni 2-3 minuti, perché questa è la realtà, i ragazzi si distraggono facilmente e non è colpa loro, è colpa degli input che ricevono, quindi cercare di trovare in tutto questo un proprio racconto, un proprio stile, di divertirsi, tutto il resto, digitale, aggiornamenti, eccetera, è un percorso personale che ognuno di noi fa e ritrova nel suo mondo. Non dobbiamo sentirci dipendenti dall'idea di un'altra persona. E lasciatemi dire, il fatto che io sia emerso come insegnante è bello, fa solo bene alla scuola, perché la scuola è stata sempre trattata male, specialmente la scuola di oggi è trattata male. Allora, se io do sta botta di vita alla scuola insieme a tutti quelli che alla scuola vogliono bene, non è bello? Di Robbo. Che immagine bella quella del maestro Manzi quando il non è mai troppo tardi portava in TV la cultura, il voler apprendere. Sì, presto sarò in TV, volendo sempre portare avanti questo mantra, cioè il fatto che oggi tutti sentiamo il bisogno di continuare ad imparare, cioè il senso è quello, e vogliamo dare un senso all'essere contenti, all'essere felici, cioè al vivere bene la vita. Mettendo insieme questi due elementi vedrete quello che accadrà in TV. Sono molto contento di questo, anche perché la televisione ha bisogno di trovare nuovi linguaggi, perché alla fine, diciamoci la verità, grazie alla rete il mondo comunque sta cambiando ed è una grande opportunità che mi si sta dando, se è corretto dire questo, quindi insomma, vabbè, prestissimo ragazzi, mi raccomando, continuate a seguirmi, voglio mandare un bacio speciale a tutti i prof e ai lobbini di Orizzonte Scuola. Buah!